Hola Luciadores, ben ritrovati dal vostro Silvere, dal nostro uomo ragno preferito tra tutti gli uomini ragno. E voi direte, beh, ce n'è uno. No, ce ne sono 10.000, quindi vabbè. Niente, siamo qui col nostro costumino e stavo notando, facendo questo selfie, che c'ha gli artigli proprio da gatto sulle punte delle dita. Figherrimo. Va bene, facendo la cornazza, usciamo dalla nostra modalità foto. Qui ci eravamo salutati, da qui ripartiamo. Dobbiamo andare a cercare rifugio nel pertugio, soprattutto nel quantugio. E voi direte, ma Silver, scusa, non potevi traslare verso là nel mentre che noi non eravamo collegati fra un video e il precedente? No, per il semplice discorso che tante volte durante i passaggi, i viaggi, le traslazioni partono appunto al di là delle missioni di caccia al crimine che ci stanno tutte, quindi le faremo adesso che abbiamo completato la missione della gattina e del ragno, dello spudo ragno copiatore lì, ecco. Ma soprattutto perché alle volte partono delle telefonate, e non sarà questo il caso, che portano avanti anche elementi di trama, no? Quindi ragazzuoli, per non perderci nulla, cerchiamo di non perderci nulla. L'obiettivo della serie è anche questo. Abbiamo sentito parlare appunto del discorso che ti fa sempre più vicino il concetto del Rift, quindi sono convintissimo che quantomeno una parte della battaglia si svolgerà 34, ecco. Ok, lo stanno diventando anche peggio di peso. Okay. Allora bambini, se giocate sporco vi confisco i giocattoli. Ok, andiamo di... Cosa stai facendo? Ok, vai così. Ok, vai così, vai, fantastico. Vai così. Ah, ma allora si possono inchiodare al pavimento con la ragnatela. Ok. Comodo, vero? Lo so, non è roba da tutti i giorni, lo so. Vai così e vai così. Mi sono risparmiato la chicca. Ok. Vai. Benissimo. Vai così. Benissimo. Là. Mi piace le dinamiche che sappiamo prendere quando meniamo botte e turaccioli a destra e manca. Ah, come mi piace, diciamo, gonfiare di botte le terghe altrui. Soprattutto mi piace molto di più rispetto a quando vengono gonfiate le mie. È una cosa a cui ci tengo particolarmente. Tra l'altro poi faremo di nuovo una piccola sosta per le missioni ricerca, ragazzi. Dopo il prossimo capitolo, sia questa missione che stiamo andando ad attivare e il vedere dove ci porterà, sia che sia la fine di questo video o l'inizio del prossimo, andremo comunque nelle missioni ricerca, perché ci servono assolutamente i gettoni ricerca per sbloccare cose e mandare avanti l'equipaggiamento del nostro rognoso uomo ragno. Ok, siamo quasi, dobbiamo stare bassi perché l'ingresso del luogo che ci interessa è basso, quindi atterreremo, diciamo, in modo figufido. Dove stanno questi? Allora, i demoni hanno preso il sopravvento sull'intera città. Momento confessione, qual è il problema? Infanzia demoniaca difficile? Padre severo? Mamma assente? Pianti solitari? Ok, io pensavo di aver fatto il figo io, ma invece... Ok, vai così. Benissimo. Grandioso, fantastico, meraviglioso, stupendo, yeah. Guardate, se riesco a non morire, vi faccio avere una torta con i frutti di bosco.
Ok. Non volermene, ma veramente sei fastidioso quando fai così. Ok. Fermalosone, che non sei altro. Ok. Uff. Benissimo. Fantastico, vero? Aia. Detesto quando fate sta cosa. E io non riesco a prevenire, anche perché so che prevenire sarebbe meglio che curare, ma... Ok. Questi demoni hanno in mente qualcosa di grosso. Perfetto. Nel frattempo voi non lo sapete, ma sono riuscito a sconfiggere il male mentre mi grattavo il naso perché mi prudeva. E questa dimostra che bisogna sempre combattere con prudenza. Il problema diventa sempre la grattanza, che è una cosa che lascia sempre qualche dubbio e perplessitudine. Ah no, è vero che noi entriamo da sopra con quisquiglitudine, così. Ok, è vero, ci dobbiamo cambiare. Quindi possiamo togliere il costume da ragno della gatta, quindi non è il costume barattolo. Io volevo fare un barattolo, andare a cambiarlo perché non mi sentivo a mio agio con il costume a barattolo. Quindi io... Praticamente non dormo dalla cattura di Fisk. Devo smetterla di maltrattarmi così. Direi di sì. Fisk... Che ci fai qui a quest'ora? È una storia lunga. A che ore sono? Non te lo dirò mai. Salve. Quelli stanno parlando lì da giorni praticamente. Allora, quello di zia May è di là di ufficio. Porca galera. Sto posto veramente mi disorienta. Sono un pistola veramente intergalattico. Tra l'altro nella realtà io vi avevo chiesto scusa, ma sto registrando i video di fila, ma vi ho detto che non sto bene, ma la cosa veramente più stupenda di tutte è che mi sento la febbre, quindi mi sa che questo sarà l'ultimo video che registrerò oggi, pur avendo ore davanti, ma non sto bene veramente, e quindi magari mi sentite anche un po' fiacco, sottotono, ma d'altronde sapete che io ho il tempo veramente contato per fare le cose, quindi mi ci sto impegnando, lo sto facendo per voi e per salvare New York. Sì. Io non posso accettarli. E invece sì che puoi. Te li restituirò. Appena posso. Chiedimeli la prossima volta. Oh, sei proprio il nipote di tuo zio. E meno male. Devi imparare ad accantonare l'orgoglio dei Parker e accettare di essere umano, come tutti noi. Sante parole, zia. Martin. Scusate l'interruzione. Volevo solo avvisarti che lascerò la città. Dovrai sostituirmi tu. Certo, conta su di me. Quanto tempo starai via? Ancora non lo so. Va tutto bene, signor Lee. Solo impegni personali che avevo pianificato da tempo. Beh, abbi cura di questo posto. Rappresenta di certo la mia parte migliore. Ve l'ho detto che non me la raccontava giusta. Mi puzza. No, non ci torna per niente. Spero che Martin stia bene. No, non sto bene per niente. Sì? Ehi, visto il mio articolo? Sicuro. Scommetto che Robby sarà entusiasta. Sì, è diventato virale. E senti questa, il sindaco Osborne ha annunciato che oggi consegnerà un encomio all'agente Davis. Wow. Aspetta, il comizio di Osborne è oggi... ora capisco cosa hai in mente. Sì, è chiaro a tutti, ma resta un gran momento per l'agente Davis e la sua famiglia. Io seguo l'evento per il giornale, vieni con me? Sì, volentieri. A dopo. Abbiamo l'impiegato della settimana. Allora, senza tetto sui tetti è stupendo. Esci dal rifugio. Allora, che lì se ne vada senza sapere quanto dovrà star via per eventi pianificati da tempo di cui non avete parlato nessuno, al punto che deve avvisare la zia May che dovrà sostituire. Ci puzza. Era troppo buono, ragazzi, ma non è una cosa abbastanza scontata, non è che ci ho visto chissà quali indizi di dominazione del mondo e di malvagitudine. Però visto come ragionano con i personaggi, coloro che scrivono le storie di Spider-Man, se uno è tanto buono corre il rischio poi di essere anche tanto cattivo. Ah, questa è una missione. È così umiliante ricevere denaro da zia May. Boh, se ti dà fastidio dallo a me. E cercare di sdebitarmi.
Sì. Ok, quindi adesso abbiamo detto che faremo questa cosa qui delle stazioni. Delle stazioni. Allora, quella più vicina in realtà è questa. Ah, le stazioni completate diventano anche punti di traslazione. Questo ci rende la cosa un po' più figufa e un po' meno ghisolfosa. Allora, abbiamo 1, 2, 3 qui nella parte sud. Andiamo da questo, cominciamo da questo e speriamo che siano abbastanza alla portata delle nostre natiche dinamiche. Sapete che quando studi l'inquinamento poi emettere anche flautolenze in una tuta può essere rischioso, quindi meglio non cacchierci addosso mentre fai le cose. Uala! E uapi tutta. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ah, protasedano! Non ho spiato il codice, mannaggia, se dovessi imbattermici nella realtà. Allora, questa stazione monitora la qualità dell'aria, non presenta di avere qualsiasi strumento, se il sistema venisse adattato sulla greca, fischione, avete letto tutto bene? Dobbiamo ancora... Questa stazione è semplice ma fondamentale. Misura le tossine nell'aria, è la più sensibile di tutta la città. Mm-hmm. L'inquinamento... Perché sta sopra Chinatown? Mia madre ci teneva molto. Se i dati sono corretti, nell'aria c'è... Aspetta, però Harry, non ho capito, tua madre ci teneva molto l'inquinamento? Deve essere colpa dei motori con scarichi inadeguati. Se raccogliessi dei campioni potrei segnalare alle autorità marca e modello dei veicoli. Mm-hmm. Ok, questa è fatta. Sì, dire questa è fatta dopo che ho parlato di flautolenze, però... Credo mi faccia bene. Questa è fatta ma in modo più figo delle altre. Bene. Mancano pochi campioni. Mm-hmm. Decisamente più dinamica e meglio gestita di quella che abbiamo fatto in precedenza. Questa puzzava. Basta, ti prego. Mi metti in difficoltà, sono io il comico del canale. Ancora un paio. Tra l'altro non credo che ci sia una posizione fissa delle nuvolette, vedete ce ne sono tante, quindi ci sono molti punti, quindi dondolando fra i palazzi e per gli altri sono cacchi. Un altro dovrebbe bastare. Esatto, speriamo, perché Morire. Ho visto gente morire per molto meno, eh. Ci siamo. Un po' d'aria fresca. Ok. A quanto pare i colpevoli sono tre. Servono delle prove fotografiche. Mm-hmm. Torno a scattare foto, come ai tempi del bugle. La mia vita era più semplice allora. No. Ciao. Ah, devo equipaggiare la fotocamera, non l'avevo equipaggiata. Era inutile che scattassi la foto, lo so. Allora, ne abbiamo una a 334, l'altra a 402. Uno si sta allontanando e l'altra pure. Ok, andiamo di là. Sì, va bene, ci metteremo la faccia, le braccia, le orecchie, faremo dei pupazzetti fantastici, siete felici? Ok. Certo che obiettivamente uno scanner che ti dice esattamente dove si trovi il modello della macchina che stai cercando è stupendo, che non ti dice chi c'è alla guida, robe simili, il modello della macchina che stai cercando. Cioè, convenite con me che non ha moltissimo senso, no? Cosa stai facendo? No, ha preso un'iniziativa da solo. Mi è rimbarzato. Questa è buona. Ok. Vabbè, quanta polemica scazzo nel gruppo, come sempre. Ok, andiamo a cercare di acchiappare anche l'altra. Voilà. Che bello, per combattere l'inquinamento per finta. Sono comunque cose che smuovono le coscienze. Ok. Era molto bello perché una volta c'era la morale, no? Dietro i personaggi di cartoni, fumetti e via dicendo. Ok. Tripletta. Tutte spedite. Le auto saranno richiamate. Merito del vostro ecologico Spider-Man di quartiere. Benissimo.
Vi saluto da qui, da Bobacinos, è fantastico Bobacinos. Quindi raggiungi la Fisk Tower, nel frattempo scusate un attimo, ma mi si è spento l'interruttore delle cuffie, ma non quello del microfono. Ok, hey, perfetto. Jeff, auguri per la cerimonia di oggi. Non vedo l'ora che sia finita. Mi spaventa più un discorso in pubblico che un furgone pieno di demoni armati, ma non ti chiamo per questo. Che succede? Ho scoperto che i demoni stanno per attaccare un cantiere di fischi in centro. Mia moglie mi ammazza se salto i preparativi della cerimonia per giocare a guardie e ladri, ma ho pensato che mio caro partner volesse saperlo. Ricevuto. Faccio un salto e ti avverto se scopro qualcosa. Ascolta, un consiglio per parlare in pubblico. Immagina che siano tutti in mutande. Cioè, magari non Osborne. Aspetta, sai cosa? Lascia perdere. Sì. Benissimo. È stupendo perché è una tecnica che in teoria si adotta veramente. Però io l'unica volta che ci ho provato era un collegio femminile. E praticamente mi sono immaginato che fossero tutti in mutande e non ho più parlato per il resto. Più del caffè. Sì. Ok. Benissimo. Bellissimo sapere come evitare i missili. Un altro messaggio di Doc. Peter, incrociamo le dita. Oltre a rimettere in moto il progetto, l'idea che sto inseguendo. Va bene, cioè, ce n'è fregato tanto. Saluto Massorat, Doc. Segua quella macchina. Consolidated Shipping. Jeff, ci sono. Cosa vedi? Demoni. Trovateli, devono morire. A quanto pare i demoni hanno invaso il territorio di Fisk. Ci pensi tu? Tranquillo. Sì. Ci penso decisamente io. Qui apposta. E spediamo qualcuno al creatore. Dove stanno? Cosa fai? Prendi iniziative ma sbagliate? Ma porca miseria. Vabbè, sfruttiamo l'interazione ambientale al massimo. Ok. Ok. Ne arriverà qualcun altro, vero? No. Oh. Dai. Oh, ma. Oh. Avete ciò che volevate. Vi prego, lasciateci andare. Il territorio di Fisk è nostro ora. Io non credo. Fico. Ok, questa può essere più sensata. Ah, fantastico. È anche contagiosa la ragnatela elettrica. Fico. Ok. Perfetto. Mo. Ehi, hey, Willy. Tu. Che bella tuta. Ti sfina. Fatti gli affari tuoi. Aspetta, ma non sta usando il telefono con la mano lui. Capo. Salva i miei uomini e forse te lo dirò. Quindi devo seguire un elicottero. Devo salvare cattivi da altri cattivi. La vita è piena di sorprese. State indietro! Vanno bene. Ok. Ah, questo non lo posso combattere. Ok. Allora, andiamo di là.
Ma qualcuno che mi sta a sparare anche di qua c'è? O no? No. Vabbè. Comunque. Come ci salgo di lì? Da qui. Ok. Che palle. Non mi oriento, cazzarola! Sopra o sotto? Ma san culotti dell'ostrega. Ok. Diciamo che nonostante tutto ha funzionato discretamente. Ok. Ok. C'è un discreto dondolio in me. Sono tanti però, eh. Una bella missioncina interessante questa. Allora. Meglio passare da fuori per cercare gli uomini di Fisk. Esatto. Vediamo se riusciamo. Ok, vedi che quando ti impegni una soluzione la trovi sempre. Ok. Vai così. Vai così. E voilà. Restate qui e aspettate la polizia. Ah no, quello non era da menà. Allora. Devo trovare i sopravvissuti. Sono solo più in alto? Sì. Ok. Che palle. Che palle, che palle. Vabbè, se non ti offendi, vengo direttamente di qua. Che vengo gran bene. Quanto sei piccozza. Ok. Stai bene. Bellissimo. Oh, fantastico. Ok. Dove stanno gli altri? Così. Vai così. Voilà, insaccottato. Bellissimo, vero? Chi è sto simpaticone che è più grosso degli altri? Benissimo, benerrimo. Perfetto. Guarda quanto sei saccocciato, eh. Benissimo. Combo Fisk, per 55. I tuoi uomini sono salvi. È il tuo turno. Chi comanda i demoni? Forse è lì, o forse no. Controlla sul tetto. Mi mancavano le frasi criptiche di Fisk. Bene. Grazie. Ho preso la scala per salire sul tetto. Non so se avete notato la genialità del silver. Vai, facciamo prima far così. Non tutti i tuoi uomini sono salvi.
sono anche degli uomini non salvi. Ci rivediamo. Benissimo. Andiamo. Quindi quick time event o no? No, 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 no! Sì. Ma non mi ha lasciato molta scelta, Cioè, successo e basta. Non potevo farci nulla. Ok. Ok. Dai, dai, dai. Ok. È successo davvero? Sì. Sì. Credo di sì. Ci segnalano un elicottero con una palla da demolizione. Sì, quella faccenda dei demoni è complicata. Tranquilla, Yuri, fidati di me. Sì, per fortuna che si fida di te. Le cinematiche sono spettacolari, praticamente. Devo riuscire a tagliare le curve in maniera più dinamica io. Dov'è? Donde sta la zapateria? Okay. Dove sta? Sì. Razzi! È ovvio. Così sono razzi amari fino in fondo. Okay. Quell'elicottero sta distruggendo la città. Lo so. E ho notato. Devi abbatterlo subito. Lo so. Non potresti accelerare i tempi? Ci sto provando, Yuri. Mi piace perché sei veramente un genio del male, Yuri, Cioè, non potresti accelerare i tempi. Sto inseguendo un elicottero che mi lancia dei missili. Non so se l'hai notato. E lo sto anche perdendo di vista. Ok. Ok. Riuscirò a chiapparlo prima o poi, occasione. Oh, vai così. Sì, bellissimo. Che bella occasione di merda, però, scusi se te lo dico, Ovvio. Sì. Stai demolendo mezza città. Sono sicuro che me ne pentirò. Sì. Sicuramente. Dannatamente fico, Salve! È il volo per Newark! Quindi? Mi spiace, signore, ma deve accostare l'elicottero! Ok, 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 ho capito, ho capito, ho capito. Devo bloccare i motori dell'elicottero. Un motore è andato. Ora è il secondo. Ok. È questo il tuo piano? Rimpiazzare Fisk? Fisk? Ma non lo sapremo mai. Mi serve un piano. E mi serve alla svelta. Ok. Mi sa che il piano è questo. Dondola! Puoi farcela! Puoi farcela, puoi farcela! Ok. Sì. Benissimo. Comincio a pensarla come Jameson. Nel senso che faceva meno danno il crimine. Vabbè, dai, Quanto me ne fai rifare di sta roba? Non ci posso credere. Solo perché non ho capito che dovevo schiacciare l'intermittenza e io stavo tenendo schiacciato?
Dai, eh. Vabbè, dai, ci può mi stare. Serve piano, e mi serve all'aspetta. Sì. Mi sa che il piano è questo. Ok. Poi le cose al secondo giro le impari meglio, quindi. Vai così. Vai così. Ok. E poi invece. Non rovinare tutto. Ce l'hai fatta. Quanto sei fico. Io mi immagino sempre quelli che dovranno poi ripulire tutto quanto. Credo sia. Le maschere sono stupende. Dove le prendete? Oh, grazie, le trovo su internet. Ops. Ehi, Yuri, ho preso i cattivoni, ma. Ma cosa? Ti conviene portare una scala? Esatto. Ehi, Miles. Miles Morales! Ehi, fanboy! Accidenti, è tardi. Vieni? No, vado al municipio per la cerimonia di papà. Ah, ecco, mi ricordavo. Miles Davis. Non era Miles Morales. Cioè, sapevo che il papà di Miles era un poliziotto, ma perché ero convinto fosse Morales? Ok. MJ, la cerimonia è già iniziata. Stanno allestendo il palco. Tu dove sei? Contrattempo al lavoro. Arrivo. Mm-hmm. Sì. Solito discorso e solita domandella. Abbiamo sbloccato abilità 2, quindi possiamo attivare l'altra cosa che ci interessava. No, che era questa. Ok. Spero di riuscire ad attuarla. E ok, questa. Fico! Come me la ciondolo, come me la ciondolo! Mi ha parlato come un cricchetto. Sono un ragno cricchetto. È una cosa stupenda. Agenti sotto attacco, criminali mascherati. Ancora, ma basta. Ma basta, su. In quella sparatoria morirà qualcuno. Usiamo questa. Ciao Ciccio. Allora, bambini, se giocate. Mm-hmm. Ok. Ok. Okissimo. Io. Guardate che sono pallottole vere, fanno comunque male, eh. Anche io sono un super eroe rotoco che c'ha il fatto suo. Anche se vi pigio quei cestini della munnizia. Con la cestina della munnizia. C'è un cestino della munnizia. Ok. Santo di quel cielo. Oh. Te muori. T'ho detto te muori. Adesso ti dico muori anche a te. Bidonata! Ah, ti ho distratto, Non riesco a capire dov'è colui il quale. Andata, no. Non è andata, non ha finito. Quindi sei morto o no? Vabbè, non capivo, però diciamo che facevo bella figura comunque. Potevo sembrare più intelligente di quello che in realtà ero. Guarda te. Voilà. Voilà. Prendere a dire voilà ovunque, in giro per la città. Potrei venire a piccarmi sui pertugi nei quantugi. E mentre voi vi domandate, ma Spider-Man donde giunge? Ecco che nel pieno della sua giungevolezza, eccolo che se la ciondola e se la parpasella dicendo voilà. Così. Voilà, quanto sono veramente piroettante e sifonoide anche, credo. Sì. Ci sono altri criminali che stanno criminando. Ah, perché se i delinquenti delinquono. Tutto questo solo per me?
Sì, mi sono infilato nel pertugio sbagliato. Lo ammetto, non è stata una bellissima idea. Grazie. Ok, ho avuto idee migliori nella vita. Ok. Ok, non è questa la ragnatela che avrei usato nei giorni più felici della mia vita, ma... Ok. Ma neanche nei giorni peggiori della mia vita, eh. Là. Quanto è schemburtente tutto ciò. Ok. Mi piace perché ogni tanto piglio e lancio mattoni a vanvera. Ok. Ah, c'è un uomo col bazooka che guarda un uomo col bazooka che mazooka. Ok. Avete visto perché ho preferito prendere il potere che disarciona anche i tizi imbazzucosi? Ecco. Torniamo ad esercitare il nostro piacevole... Ce n'è ancora uno, eh? Ma non lo quantifico. È quello che è caduto di sotto? No, è qua. Ora credo sia caduto di sotto. Credo che l'abbiamo incollato al muro. Non è il massimo fare da bersaglio a un esercito di demoni. No, in effetti no. Pam! Neanche andare a schiantarsi di gomito contro il muro. Sento sparatorie e di sputurbo della pubblica quiete. Mamma mia, voi non sapete quanto sto in realtà soffrendo. Mi fanno male tutte le ossa, anche le ossa che non sono le mie. Quelle che, diciamo, quelle di dinosauri che albergano nel mio io. Ah, yeah. Mi sono beccato l'influenza. Vabbè, a scorazzare seminudo con una tutina abrasiva qui non giova la mia salute. C'ho una certa, quindi vabbè. Devo vivere nell'incertezza e nell'imputicizia, più nell'imputicizia che nell'incertezza, però vabbè, sono sempre momenti brutti della giornata quando ti rendi conto che non ce la potrai fare mai perché stai veramente patendo i dolori degli inferi, eccetera, eccetera. Quello è l'ingresso del palco. Noi saremo proprio lì davanti. Ehi, Miles, complimenti per la mamma. Andrà bene, tesoro. L'ultimo discorso che ho fatto, ero al liceo. Miss Steinberg mi diede 6 meno. Beh, è un peccato che non possa vederti oggi. Sì, in effetti. Dacci dentro, papà. Insomma, hai salvato Spider-Man. In pratica sei già un supereroe. Un supereroe? Sono solo una persona che non molla mai. Guardatevelo il cartone animato se non l'avete ancora guardato. Ve l'ho già detto nel primo episodio, ma ve lo ribadisco anche nel 12esimo. È strepitoso. Benvenuti a tutti. Prima di cedere il palco al sindaco Osborn, vorrei spendere alcune parole. E quindi? Penso che la guerra tra bande sia finita. Cioè, tipo finita? Sì, ci sono ancora dei dettagli da chiarire, ma... Dettagli da chiarire? Beh, dalla scena si è allontanato un camion di una compagnia chiamata Consolidated Shipping. Ok. C'è qualcosa che non mi è chiaro. Non so perché. Più tardi potremo prendere un caffè e ragionarci. Sì. Grazie. Mi piace, parlo come Spider-Man. Non so se troverò parole migliori, ma ci proverò. Pizza, sushi e birra gratis. Sappiamo tutti che l'agente Davis è un eroe. No, ho trovato parole migliori io. Caffè, sindaco, Silver Sindaco. Magari potrei venire da te e cucino io. In alternativa, ci incontriamo in un luogo neutrale per un normalissimo pasto cucinato da professionisti. Per gesti di straordinario coraggio che trascendono il comune dovere, c'è mio privilegio insignire l'agente Jefferson Davis di questa splendida medaglia d'onore. Ha una chiamata. Non mi sembra il momento, Jim. È urgente. Ok. Congratulazioni.
Bene. Grazie, signor sindaco. Beh, voglio condividere questo onore con la mia famiglia. Mia moglie Rio e mio figlio Miles. Senza di loro io non sarei ciò che sono. Sì? Ho lavorato anni per questo momento. Sì. Chi è che parla? Nei prossimi giorni la tua azienda, la tua città e tutto ciò che hai di più caro al mondo sarà distrutto. La gente implorerà il tuo aiuto, ma tu non sarai in grado di salvarli. Bene. Ascolta, idiota. Ricevo minacce come questa due volte a settimana. Comportati da uomo e dimmi cosa vuoi. Vederti soffrire. Beh, io ci sto, eh. Oh, cazzarola. Chi è? È quello della cosa negativa. Ah! Tu lo sai, vero, che adesso ti devi beccare un'altra medaglia, un altro discorso? Queste sono cose che lasciano veramente di stucco. Allora, complimenti. Complimenti per la scrittura del gioco, perché ha un ritmo veramente incalzante, dinamico, veloce. E soprattutto la storia non è eccessiva, nel senso che so che siamo oltre il terzo, quindi non è una cosa che si trascina molto in là, diventa troppo ripetitiva e via dicendo. Questa è una figata spaziale. Miles! Peter! Oddio. Avanti, Peter. Due Spider-Man messi KO in un colpo solo? Questa è una cosa che non mi aspettavo. Non me l'aspettavo per niente. Miles! Miles! Ma lei non era tipo un paramedico, un volontario? Mi senti, tesoro? Mi senti? Peter, stringimi la mano, se lo senti. Aspetta qui. Vado a cercare tuo padre. Peter. Oddio. Svegliati. Parla di qualcosa, ti prego. Oddio. Controlliamo Miles adesso. Mamma! È una follia. Là dentro. Ok. Wow! Sì. Cioè, io mi metto nei panni anche chi gli abbia giocato questo, saranno pochissimi, ma senza sapere chi sia Miles. Deve essere stata una figata spaziale in questo caso. Mamma! Miles! Dai. No. Cavolo! Presto! Pensa! Mi sta scivolando! Sì. Quindi datemi una leva e solleverò il mondo. Presa! Mamma! Miles! 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 Stai bene? Ben fatto. Tutto ok? Sì, 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 sì. E tu come stai? Sì, sì, tutto ok. Bene. Ma tu sicura di stare bene? Sì, sì, davvero. Non è niente. D'accordo, ascolta. Io vado a cercare papà, ok? No. Miles, papà. No. Miles, no! Papà è qui. Allora. Lo troverò. Miles! Non ci lascia usare il senso di ragno. Allora, no. A parte ci fa andare di lì. Ok, quindi ci dobbiamo inerpicare. Va bene. Torna.
papà è vivo. Me lo sento. Era proprio qui. Sì, no, era un po' più là, eh. Credevo di andare da nessuna parte, però. Io buio. No! 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 Tanto che non si noti troppo il movimento. Aia. Ti viene a Wendy. Sì. Dove cazzo mi infilo io adesso? Nel bidone dell'immondizia. Non posso avvicinarmi a quegli uomini. Dove cacchiaro la vado? Ok. Ok. Parlo anche come Miles. Quindi? Qui posso arrampicarmi. Sì. Però devo farlo mentre... Niente. Non hai sentito niente. Ok. Di sicuro qua si romperà qualcosa. Io mi caccherò addosso. Sai, a volte mi cacco come un macaco, ma non sempre, eh. A volte sono un piccolo eroe di me stesso, quindi il vero capo di tutti quanti, quello che sta prima, dietro e poi davanti, non era quel ciccio che abbiamo sdraiato. Papà era qui, devo aiutarlo. Sì. Ora. Ok. Ok, non posso fare il giro di lì. Devo passare di qui. Ti salvo io, papà. Posso combattere con lui? No, non posso combattere con lui. Benissimo. No! No, basta! No! Fermo! Dobbiamo andare! Ora! Avevo ragione io! Bello de zio! Era troppo Papà. Buono per non essere vero. Quindi? Papà! Papà! Papà, no! Svegliati, papà! Coraggio! Svegliati! Wow! Pelle d'oca! Tanta! Ci sono rimasto parecchio male, anche se la cosa era preventivabile. Però vediamo, una settimana dopo, ok. Fondamentalmente se non si fosse fatto aiutare da Spider-Man, tutto questo a lui non sarebbe successo nello specifico. Ma la colpa è tutta tua, Osby, eh. Una pacca sulla spalla e passa tutto, eh. Oh mio Dio.
Stavo facendo il buffone 10 minuti fa, Mi spiace per tuo padre. Ti conosco. Sono Peter Parker. Ero al municipio quando... Senti, so che non mi conosci, ma volevo solo dirti che... So come ti senti. Ecco, è questo che volevi dirmi, no? Oppure... Il tempo lenisce il dolore. No. O non temere. Fa parte del piano di Dio. No. Scusa, volevo solo... Aiutarti. Lo so. Ti prego di scusarlo. Non so come farò con lui. Lo sappiamo noi però. Bellissima pennellata, ragazzi. Una botta veramente in mezzo alla faccia e alla grande. Alla grande. Trofeo guadagnato, l'avvento dei demoni. Meraviglioso. Non ho parole per dire altro. Livello 18, livello 19. Ho da fare. Che c'è? Hai già iniziato a cercare Martin Lee? Sì, aspetta un momento, no, quindi avete capito. Non posso scatenare una caccia all'uomo basata sui sospetti di Spider-Man. Ti dico che è lui, devi fidarti. Portami una prova e poi ne riparliamo. Una prova? Certo. Ehi, sono io. Ciao. Allora, no, sei? Ci servono i gettoni di ricerca per questa. Quel ragazzo ha perso suo padre per colpa mia. Ti conosco troppo bene per chiederti di non essere duro con te stesso. E la polizia? Hanno trovato indizi su lì? Non lo stanno neanche cercando. Yuri non vuole credermi. Allora dobbiamo trovarlo da soli. Ho fatto delle ricerche. Va a questo indirizzo. L'anno scorso Martin Lee ha rilevato le azioni di un centro di riciclaggio. Sarà il suo nascondiglio? Possibile. Sappiamo che non è alla festa. Se non lo trovi al centro, puoi comunque cercare una pista per scoprire dove si è nascosto. Giusto. Ottimo lavoro, MJ. Ti tengo aggiornata. Tanto io approfitto. Un'altra cosa. Ho parlato con un detective riguardo i demoni che hanno interrogato. Sostengono che Martin Lee abbia il potere di, testuali parole, corrompere le persone. Corrompere? In che senso? Con il superpotere. Sembra una sorta di controllo mentale. Fa emergere il tuo lato negativo spingendoti a commettere gesti che non ti appartengono. Mi sembra assurdo. Ha parlato quello che si arrampica sui muri. Ha ragione, Ciccio. Praticamente il tizio negativo è legato a questo Spider-Man, allora. Teniamolo presente. Allora, come detto, adesso dobbiamo concentrarci per assurdo sui gettoni di ricerca. Quindi nel prossimo video cominceremo a fare queste tre centraline, perché ci servono questi gettoni. E poi abbiamo celebrità virtuale come missione secondaria. Quindi nel prossimo video non andremo subitissimo sulla trama principale, ma cercheremo di completare queste quattro cosine prima di muoverci verso sud e vedere dove andremo a impiastrarci contro l'universo. Progressi in campagna già 45%, siamo quasi a metà gioco, attenzione, più DLC mi sa che durerà troppo poco, mi ci sto affezionando. Figo, è fighissimo, quindi va bene, devo farlo perché se lo merita. Abbiamo anche lo Spidey listato praticamente a lutto, ci sta, mettiamo la lucina e via. Salutiamo così come l'uomo della strada, veramente. Sono ancora scosso da quanto ho visto, e emozionato e ben colpito. Veramente, di nuovo, per l'ennesima volta, grazie a chi mi ha suggerito di giocarmelo. Veramente, tante tante grazie. Ti voglio bene. Alla prossima, ciao ciao.